Questa sera abbiamo l'onore grandissimo di avere Fulvio Papi, professor Papi, che vabbè, innanzitutto è il curatore in tutto il circo. E questa sera ci parlerà di Hegel, Marx e la religione. Visualmente sarà un percorso fondamentalmente centrato su Marx, e adoperando Hegel come sfondo per arginare questa figura di Marx. Quindi ti darei senz'altro la parola al professor Papi. Prego. Grazie Silvia. Quando si parla di religione, quando si parla di religione bisogna cercare di capire a quale forma storica e sociale di religione si fa riferimento, altrimenti si rischia di fare dei discorsi vaghi di carattere intuitivo. Per esempio, potrebbe parlare allo stesso modo della religione, del senso che ha la religione nella Curia Vaticana di oggi o nei padri missionari che sono in Africa ad aiutare popolazioni miserevoli? Si potrebbe parlare allo stesso modo? No, evidentemente no. Quindi bisogna tenere presente qual è il contesto della religione. Faccio un esempio che voi dovreste conoscere perché il professore Mortino me ne ha parlato a lungo. In Spinoza, ad esempio, ci sono due modi di concepire la religione, un modo positivo e un modo negativo. La buona religione è la traduzione nella vita sociale di pochissimi comandamenti evangelici che fanno sì che le persone abbiano rispetto dell'altro e considerazione dell'altro come l'altro per se stessi. E poi c'è una cattiva religione che è quella invece dottrinale, teologica, dei calvinisti, i quali tenevano unito il tema teologico della religione con il tema del dominio politico. Quindi, vedete che anche in questo caso parlare di religione bisogna distinguere, bisogna sapere di che religione si parla, di quale pratica religiosa. E lo stesso direi capita per ciascun filosofo. Quando un filosofo parla di religione ha in mente qualche cosa. Ora, che cosa ha in mente lo si capisce soltanto studiando con sicurezza e con precisione il contesto in cui dal quale viene fuori il suo discorso. Adesso vediamo Marx in quale situazione si trova. Sto parlando del giovane Marx, sto parlando dell'inizio degli anni 40. Dunque, intanto la società tedesca. La società tedesca è una società dominata ancora dall'agricoltura. Non esiste industria, esiste un artigianato diffuso, un'agricoltura e una cultura pubblica dominata dai pastori protestanti. Questo è il contesto sociale. E la religione ha una funzione di coesione sociale e anche direi di conformismo sociale. È lo stesso tessuto che in Danimarca farà ribellare Kierkegaard in maniera radicale, dicendo che questa non è religione, questo è moralismo sociale, conformismo etico. A livello filosofico invece, e quando si parla di livello filosofico c'è un distacco enorme tra il livello sociale e il livello filosofico. A livello filosofico la concezione fondamentale è quella della religione di Hegel. Hegel ha tutta una storia giovanile intorno ai temi della religione, che però non vi racconterò perché sono opere che sono state edite molto più tardi, che noi conosciamo bene, alle quali possiamo fare riferimento, ma che Marx ovviamente non poteva conoscere. Sono due i temi fondamentali di Hegel che Marx conosceva molto bene. Uno è l'ultima parte della fenomenologia dello spirito, che Marx conosceva benissimo, basta prendere i manoscritti del 44
e guardare l'ultima parte dei manoscritti dove c'è la discussione analitica della fenomenologia di Hegel. Quindi è un testo che Marco conosce benissimo. Nella fenomenologia di Hegel l'ultima parte è tutta dedicata alla religione. La religione intesa come sostanza spirituale di un popolo, cioè come legame culturale, simbolico di un popolo che riconosceva se stesso e attraverso la religione dava un senso alla propria vita. Ora, su questo tema Hegel si è espresso anche da giovane con il concetto di religione del popolo e in genere tutta questa tradizione veniva direttamente da Lessing. Veniva direttamente da Lessing e dalla concezione di Lessing della religione come educazione del popolo. Educazione del popolo che poi sarebbe diventata, alla fine di questo lungo processo educativo, religione naturale. L'altra concezione della religione di Hegel era molto importante perché si trattava della religione di Stato. Ora, per Hegel lo Stato è l'universale etico in senso storico, è lo Stato che distribuisce i ruoli simbolici nella società, è lo Stato che decide della guerra e della pace, è lo Stato che fa funzionare la burocrazia e i vari settori dell'amministrazione dello Stato, è lo Stato che dà dignità etica al cittadino. Però è la religione che costituisce il cemento morale che è assolutamente confacente con lo spirito etico della statualità. Quindi religione di Stato. Ora sono questi elementi sociali che vi ho detto e culturali che vi ho detto che appartengono a quella che sarà la cultura dei giovani hegeliani, cioè degli intellettuali tedeschi dovuti alla tradizione della scuola hegeliana. Ora, gli interventi di questi intellettuali tedeschi sono uno sulla credenza religiosa. Ora, rispetto alla credenza religiosa, che è ritenuta educazione del popolo, che è ritenuto insieme sostanziale e morale della comunità del popolo, i giovani hegeliani tornano alla tradizione dell'autocoscienza del singolo. Cioè non siamo una comunità così omogenea, ciascuno di noi costituisce un'autocoscienza, e un'autocoscienza è libera, e si autodetermina, non ha bisogno di leggi religiose che ti diano la direzione etica dell'esistenza, e questo individuo così concepito come autocoscienza libera ha la piena autorità e libertà intellettuale. Ora, da questo punto di vista derivava la critica alla religione di Stato. Il protagonista della religione di Stato era soprattutto Bauer, che fu all'inizio amico di Marx e poi avversario di Marx. Qual è la critica che si fa allo Stato, alla religione di Stato? L'obiettivo è quello dello Stato della Rivoluzione francese, cioè lo Stato che dà l'eguaglianza giuridica a tutti i cittadini, mentre per esempio nello Stato tedesco, nello Stato prussiano, non c'era questa identità, perché per esempio c'era la separazione totale dei cittadini di ebraici. Quindi ci sono due critiche. Una sulla libertà individuale rispetto al sapere collettivo e alla sostanza collettiva e condivisa della religione. Due, la critica alla religione di Stato. Su questo terreno, non sarebbe presente che era un terreno drammatico, cioè non era facile
uscire dalla dimensione egemonica della cultura hegeliana. Comunque su questo terreno nasce e si afferma quel capolavoro filosofico che è la teologia antropologica di Feuerbach. Feuerbach nasce in questo ambiente. Ora, è il tentativo più importante della modernità di critica alla teologia. Do i tratti fondamentali. No? Feuerbach è materialista, riprende, non detta, la tradizione materialistica francese del Settecento. Poi, l'uomo è un essere sensibile, l'uomo non è il depositario carnale dello spirito, l'uomo è la sua sensibilità, la sua emozione, i suoi tratti emotivi, la sua capacità di sentire il mondo, questo è l'uomo. L'uomo non è il depositario terrestre dello spirito, la sua vita è tutto. La sua vita è tutto, è il vedere, il sentire, il toccare, il pensare. Il pensare non è nient'altro che un elemento in cui la sensibilità si affina, diventa più raffinata, più sottile. Ma il pensare non può pensare oggetti che siano estranei all'unità antropologica. Se si pensano oggetti di questo genere, come per esempio Dio, che cosa si fa? Si estranea, si aliena, perché poi è anti-hegeliano, però adopera anch'esso un linguaggio hegeliano. Anche questo per tenerlo presente. E il linguaggio hegeliano, nonostante la bella, profonda esegesi di Althusser, è un linguaggio che Marx porta con sé per tutto il Capitale. Quindi non c'è niente di strano che poi adopera un linguaggio hegeliano. Ora, se la consistenza dell'uomo è la sua esistenza sensibile, la critica alla teologia è semplicissima. Che cosa succede nel pensiero teologico? La categoria fondamentale che individua il pensiero teologico è la categoria di alienazione. Cioè il soggetto umano, soggetto sensibile, soggetto che è carne, il soggetto sensibile aliena le proprie qualità, poniamo l'intelligenza, la potenza, la bontà, l'amore, aliena le proprie qualità in un essere sovrasensibile. Quindi l'essere sovrasensibile non è nient'altro che una creazione umana che deriva dalla alienazione, cioè il pensare, di strutturare in un oggetto opposto a un soggetto l'insieme di qualità che sono invece propri del soggetto. Questo è l'ambiente intellettuale nel quale si forma il giovane Marx. È un ambiente che io ho cercato di riassumere dando i tratti essenziali, altrimenti non si capisce niente di tutto il discorso dove marxiamo. Si dice che non capire come mai parla in un certo modo. Marx qualche anno dopo, perché questo lo dice nella Sacra Famiglia, dice che l'idea stessa che in Germania si discuta prevalentemente dei temi religiosi danno l'idea della arretratezza non solo culturale ma sociale ed economica della situazione tedesca. Perché? Perché in Inghilterra, da 100 anni circa, insomma, questo un po' di meno, ecco, sì, il tema centrale era l'economia politica. Basta guardare, non c'è bisogno di andare a consultare il catalogo della British Library, basta guardare le note del Capitale di Marx e ci si accorge che ci sono 60, 70 anni, 80 anni di elaborazione dell'economia politica inglese come tema dominante della cultura inglese. Quindi la cultura inglese è molto più avanzata, diversa però,
È una cultura che parla di problemi economico-sociali, che parla di classi sociali, di gruppi sociali, di circolazione del capitale, di distribuzione della ricchezza, di importazione e di esportazione di beni come il grano, parla di problemi, diremmo noi, come diceva Marx, economici. Ed è una cultura differente anche rispetto alla cultura della Francia. La cultura della Francia, da poco prima della rivoluzione, fino agli anni 40, è una cultura che sviluppa il tema politico. È il tema politico il tema fondamentale della Francia. Non dimentichiamo che in Germania i primi scrittori che, direbbe Marx, che imitano male gli scrittori francesi, parlano di socialismo e di comunismo imitando, copiando, ripetendo male scrittori di lingua francese. Quindi ci sono queste due strade, sono queste due strade che la Germania non conosce e che Marx sarà destinato a conoscere proprio lasciando la Germania e andando prima a Parigi, poi a Bruxelles, poi a Londra. Questa sarà la strada che faranno. Allora, adesso vediamo la strada di Marx giovane, per il quale è fondamentale, molto più di quanto non ci sia detto in passato, la figura dell'uomo sensibile. Ci sono pagine dei manoscritti economico-filosofici del 44, interpretati sia dagli storicisti, sia dai fenomenologi, sia dagli esistenzialisti, quali hanno trascurato la dimensione dell'uomo sensibile che c'è ed è presente molto forte nei manoscritti e che deriva direttamente da Feuerbach. Va detto che Marx userà la critica di Feuerbach alla teologia, ma non ripeterà mai gli argomenti di Feuerbach, per una ragione semplicissima, che gli argomenti di Feuerbach, cioè l'alienazione delle qualità umane in un essere supremo, infinito e infinitamente distante, e questi argomenti erano diventati argomenti comuni, cioè erano noti all'ambiente culturale, quindi non era il caso di ripetere. Marx userà soltanto il termine filosofico di alienazione religiosa. Nella critica della filosofia italiana del diritto pubblico, che è del marzo-ottobre del 42. Marx scrive, vi leggo, come non è la religione che crea l'uomo, ma è l'uomo che crea la religione, argomento feuerbachiano in pieno, creata per processo di alienazione, no? Così non è la Costituzione, la parola è francese, non è la Costituzione che crea il popolo, la parola è orsoiana, ma è il popolo che crea la Costituzione. Qui il popolo è certamente di derivazione orsoiana. Così il rapporto, come vi dicevo prima, antropologia-religione, deriva da Feuerbach. È un Feuerbach ripetuto nello spazio politico. Cioè la critica all'alienazione religiosa adesso viene fatta come critica all'alienazione politica. Ma già poco dopo, perché siamo nel marzo del 43, quindi un anno sarebbe stato, diciamo 10 mesi dopo, nella introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, che viene pubblicata, questa sì, nel marzo del 43, dicevo, Marx abbandona lo schema feuerbachiano della religione. E qui c'è una mutazione profonda che, secondo me, è ancora un'influenza sotterranea molto forte di Hegel, che mette in crisi l'antropologia di Feuerbach. L'uomo, ci fa intendere Marx, non è
l'uomo sensibile, l'uomo emotivo, l'uomo carne ed ossa, l'uomo sguardo, l'uomo tatto. Questo è un uomo astratto. E questo uomo astratto mi fa venire in mente la prima parte della fenomenologia di Hegel, dove si parla dell'empirismo. L'uomo non è quindi antropologia, ma l'uomo è storico-sociale. Quindi l'uomo è un'essenza che cambia storicamente, cambia secondo le circostanze dello spazio, dell'educazione, della produzione di beni, della moralità, del costume, delle relazioni sociali. L'uomo quindi non è antropologico, ma è sociale, storico sociale. A questo punto la religione viene misurata nella dimensione del livello storico sociale. Vedete che cambia molto la prospettiva, perché un conto è vedere, cercare la religione dal punto di vista della alienazione che l'uomo compie della sua stessa essenza, proiettandola in una unità sovrasensibile. Un'altra cosa è la religione quando viene considerata come elemento storico-culturale di natura storico-sociale. Adesso leggiamo un passo che è nella introduzione alla critica della filosofia del diritto di Hegel, il passo più noto, ma che è anche stato letto in maniera molto superficiale. Ve lo leggo per intero perché è un passo notissimo. Questo Stato, questa società producono la religione come la coscienza capovolta del mondo, proprio perché essi sono un mondo rovesciato. La religione è la teoria generale di questo mondo, rovesciato si dice. Essa è la realizzazione fantastica dell'essenza umana, perché l'essenza umana non possiede una sua realtà. Poi lo commento punto per punto. La lotta contro la religione è quindi indirettamente la lotta contro quel mondo del quale la religione è l'aroma spirituale. La miseria religiosa esprime tanto la miseria reale quanto la protesta contro questa miseria reale. La religione è il gemito dell'oppresso, il sentimento di un mondo senza cuore, e insieme lo spirito di una condizione priva di spiritualità. Essa è l'oppio del popolo. La soppressione della religione in quanto felicità e vittoria del popolo è il presupposto della vera felicità, la necessità di rinunciare a una condizione che ha bisogno di illusioni. Adesso cercherò di spiegarvi bene punto per punto questo che è il punto più noto e anche volgarizzato spesso con i piedi. Intanto cominciamo con stabilire una cosa, che la religione non è più per Marx un problema di autonomia della propria autocoscienza, non è più un problema di libertà e di autodeterminazione individuale, ma è diventato un problema di natura sociale. Tra l'altro, i giovani hegeliani avevano conquistato attraverso Feuerbach la dimensione dell'ateismo. E come racconta Mehring nella sua monumentale Vita di Marx, questi giovani spesso avevano un lessico offensivo che parlava in maniera ironica e beffarda delle credenze religiose e frequentava luoghi di divertimento e facendone quasi un esercizio della propria libertà, anzi della propria liberazione dal vincolo della religione. Adesso vediamo, detto questo, che allontana Marx in maniera definitiva e radicale da questo ateismo
in sostanza metafisico, in questa metafisica dell'individuo liberato dalla religione. Vediamo un po' i punti che interessano del tratto che vi ho letto. Spero che li riconosciate tutti, uno dopo l'altro. Il compito filosofico della storia è lo smascheramento della alienazione profana. L'alienazione profana che cos'è? È lo stato di diritto. L'alienazione profana è lo stato, cioè il considerare lo stato di diritto come eguaglianza giuridica dei cittadini, tema che sarà proprio della questione ebraica che Marx chiederà nel 43, cioè il considerare lo Stato come luogo dell'eguaglianza giuridica dei cittadini nasconde il fatto che nella società civile i cittadini sono fondamentalmente diversi, in ordine alla ricchezza o alla povertà che li caratterizza. La coscienza capovolta, il capovolta viene da Rousseau e dal rapporto in Rousseau realtà-apparenza. Non è una scoperta di Rousseau, perché il rapporto realtà-apparenza era un tema che era antecedente alla filosofia di Rousseau. Ma Marx, il concetto di capovolgimento del mondo, il sopra e sotto e sotto sopra, viene preso da Rousseau senz'altro. La religione come genito e come compensazione dell'infelicità. Engels, nella situazione della classe operaia in Inghilterra, che viene pubblicata nel 1945, quindi dopo questa riflessione di Marx, parla abbastanza a lungo di contadini inglesi analfabeti che frequentano la chiesa e sono molto devoti alla Bibbia, quindi una cultura fondamentalmente religiosa. L'oppio. A parte il fatto che la guerra dell'oppio è tra il 39 e il 42, quindi quando Marx dice queste cose, l'oppio doveva essere una chiacchiera generale, perché la guerra dell'oppio tra l'Inghilterra e la Cina era finita da qualche mese. Quindi l'oppio non era un'invenzione letteraria granché raffinata, era un tema che circolava abbondantemente. E la relazione che si stabilisce tra felicità illusoria e vera felicità è una struttura, si direbbe filosoficamente, dicotomica, cioè oppositiva. La falsa felicità e la vera felicità, che sono la stessa dicotomia che c'è tra religione e filosofia. Cioè è un pensare dicotomico tra falso e vero, tra coscienza falsa e coscienza vera, una struttura dicotomica che Marx non abbandonerà mai, tra illusione e realtà. Allora c'è la domanda che possiamo farci: cos'è la felicità vera? Che cosa pensava Marx quando scriveva queste cose e scriveva la parola felicità? Cosa pensava? Non è difficile ricostruire. Felicità è la costruzione di sé come essenza del genere naturale. Spiego. Intanto, genere naturale vuol dire che l'uomo appartiene alla naturalità. L'uomo è un essere naturale. È un essere naturale come gli altri esseri naturali. Però ha di diverso la sua essenza, suo wesen, la sua essenza. La sua essenza rispetto a quella del gatto, del leone, del coniglio, eccetera, eccetera, è quella di costruirsi un mondo. Secondo me questa costruzione del mondo, pensata da Marx in questo periodo, gli viene, secondo me, senz'altro, però è difficile portare delle prove filologiche. Mi viene senz'altro dal libro di Lucrezio, del De Reo Natura,
lui ha fatto una serie su Epicuro, uno che ha fatto una serie su Epicuro non può non aver letto Lucrezio. E se ha letto Lucrezio, è in Lucrezio che c'è questa dimensione dell'uomo che crea una civiltà. Poi, allora, il genere naturale che cosa può fare? Può pensarsi come libertà, come genere che non ripete se stesso. È chiaro che gli animali ripetono se stessi, no? Anche ci vuole una gran cultura per accorgersi che gli animali ripetono se stessi. L'uomo non ripete sempre se stesso. L'uomo crea una diversità di mondi, una diversità di situazioni. E come li crea? Con la dimensione del lavoro. Il lavoro è la dimensione fondamentale che consente all'uomo di darsi una organizzazione stabile della propria esperienza. Ora, noi sappiamo dall'antropologia che ci sono i raccoglitori cacciatori, ma i raccoglitori cacciatori sono un periodo brevissimo dell'esperienza, ma poi c'è la organizzazione della produzione, il fatto che gli uomini in qualche modo cercano di organizzare la riproduzione materiale di se stessi. E quindi, libertà, lavoro, secondo me c'è un'altra dimensione, questa parola io non credo di averla mai trovata in Marx, la dico io, ma penso che sia nel sottofondo, gioco. Quindi, libertà, lavoro, gioco. Gioco dove si trova? Si trova in Fourier, che è uno degli autori del socialismo pre-marxiano che Marx conosceva perfettamente. Che cosa non c'è? Cosa non c'è in questa dimensione della felicità se noi aprissimo un discorso contemporaneo? Che cosa manca? Manca la struttura del desiderio. Questa è la struttura fondamentale. Manca la struttura del desiderio. Quindi in realtà c'è una antropologia costruita ancora una volta su elementi intellettuali che non indagano fino in fondo gli elementi che costituiscono la naturalità dell'uomo. La naturalità dell'uomo è nel lavoro, la naturalità dell'uomo è nel gioco, ma manca la dimensione del desiderio. Io non so, riesco ad immaginare come Marx abbia letto il desiderio che appare nel capitolo della signoria e servitù della fenomenologia, dice Begierde, che vuol dire desiderio. Non so come l'abbia letto Marx, ma certamente non l'ha letto in una maniera costitutiva di un pensiero. Viene detto, vi dirò che ancora Engels, nel 1878, nell'Antidüring, quando parla di felicità, parla esattamente nei termini che vi ho detto, cioè la possibilità di fare più cose. Il fare più cose c'è anche nella ideologia tedesca. L'ideologia tedesca c'è che la libertà dell'uomo consiste nel poter fare più cose nella stessa giornata. Un po' leggo, poi un po' vado a pescare, un po' sto in compagnia con gli amici, un po' vado al lavoro. Quindi in realtà una libertà lavorativa che però può confinare per la felicità con la dimensione del gioco. Quando si parla nel testo che vi ho letto dell'essenza dell'uomo senza realtà, è l'alienazione, la struttura dell'alienazione. Cioè l'uomo che aliena se stesso nella dimensione del lavoro e nella dimensione dello Stato, si trova ad avere un'essenza falsa, cioè un'essenza che è priva della sua realtà naturale. C'è ancora un punto che vale la pena di spiegare, non si capisce niente. A un certo momento Marx dice spirito senza spiritualità. Che cosa vuol dire spirito senza spiritualità? Vuol dire senza verità del soggetto. Cioè, non è che la persona che pensa di essere sottomesso alla volontà di Dio sia privo di spirito, perché questo non è pane, questo non è un sasso, questo non è un albero,
è spirito una cosa di questo genere, ma senza spiritualità, cioè senza la dimensione umana, antropologica, che ponga l'oggetto spirituale, ma l'oggetto spirituale che sta di fronte, sta di fronte e domina, quindi spirito senza spiritualità. Adesso vediamo la tema della religione, il tema della religione nel capitale. In quanto lavoro privati, in quanto lavori privati, che assumono forme di cose, questa parte è nelle ultime pagine del primo libro del Capitale, ma è la ripetizione esattamente del primo e del secondo capitolo. In quanto lavori privati che assumono forme di cose, il cristianesimo, con il suo culto dell'uomo astratto, in specie nel suo svolgimento borghese, il protestantesimo, è la forma di religione più corrispondente. Chiunque abbia nell'orecchio Max Weber si accorge che lo spirito del cristianesimo e l'etica protestante hanno in queste poche righe di Marx esattamente il preludio. Ma abbiamo spiegato cosa vuol dire con il suo culto dell'uomo astratto. L'uomo astratto vuol dire l'uomo pensato come pura spiritualità e non come uomo sensibile e non come uomo storico. Uomo creatura di Dio, cioè in realtà pensata secondo un concetto, non secondo la sua realtà. Il cristianesimo, di cui parla Marx, è religione di eccellenza eurocentrica. No, il cristianesimo è eurocentrico. E in questo senso Marx ripete ancora Hegel. Hegel è il grande maestro di una generazione. Ripete ancora Hegel. Per il semplice fatto che chiunque conosca la filosofia della religione di Hegel sa benissimo che il cristianesimo è la religione più avanzata, quella in cui si abbandonano le figure naturali o immaginarie della religione per stabilire la spiritualità dell'essere divino. Marx parla anche di modi di produzione, adesso non mi sento sui modi di produzione, sarebbe lunghissima, modi di produzione dove non c'è la merce, dove non c'è lo scambio generalizzato, dove c'è il baratto, ciascuno lavora per conto proprio e poi si barattano le merci. C'è una religione che Marx dice inferiore. Ora, nella graduazione delle religioni, la religione naturale, cioè la religione che divinizza esseri naturali, fossero mucche, gatti o coccodrilli, in realtà è una religione naturalistica, cioè vede la divinità in un essere naturale e quindi è ritenuta da Hegel una religione inferiore. E Marx ripete esattamente la stessa cosa. Marx parla inoltre del cristianesimo come necessario per la riproduzione allargata. Questo è Marx Weber, insomma. La riproduzione allargata vuol dire l'accumulo del capitale. L'accumulo del capitale vuol dire il non consumo del plusvalore. Il plusvalore reinvestito in un processo del capitalismo allargato. Questo tema della religione cristiana come elemento fondamentale del processo di capitalizzazione e di valorizzazione del capitale viene elaborato dall'economia politica del tempo come qualità del capitalista intesa come astinenza. No, l'astinenza. Cosa vuol dire astinenza? Vuol dire non consumare. Il capitalista non consuma, il capitalista accumula e reinveste. Quindi in realtà ha una virtù, quella dell'astinenza. Da notare che
Marx fa una differenza, sempre nel Capitale, tra il protestantesimo e il cattolicesimo. Nel cattolicesimo invece è più facile il consumo, la festività, l'elemento esteriore, il mostrare, mentre dal punto di vista protestante è l'interiorità, l'invisibile, il nascosto, la virtù personale e quindi il non uso del denaro per ostentazione o per consumo. Peccato che non c'è nessuno, no? Tema, tuttavia, che per essere onesti non c'è, non è presente nella prefazione che Engels fa alla edizione del 95, poco prima della morte di Engels, del terzo volume del Capitale, dove il processo di capitalizzazione viene visto come estensione del capitale commerciale. Ora, vi dicevo che Marx tiene presente la dimensione sociostorica del cristianesimo, non più l'emancipazione dell'individuo. Io vi leggerei a pagina 923 della traduzione italiana del primo libro del Capitale questo passo che è significativo. Marx scrive: un uomo che si è fatto una specialità del cristianesimo, uno storico inglese, William Paul, così parla del sistema coloniale cristiano, virgolette. Gli atti di barbarie e le infami atrocità delle razze cosiddette cristiane in ogni regione del mondo e contro ogni popolo che sono riuscito a soggiogare non trovano parallelo in nessun'altra epoca della storia della Terra, in nessun'altra razza, per quanto selvaggia e incolta, spietata e spudorata. E questo è il giudizio che viene dato qui sulla colonizzazione, sull'espansione imperialistica della Spagna, del Portogallo, dell'Inghilterra e della Francia. Ed è un giudizio che ripete a distanza di secoli un giudizio celebre di Monsignor Las Casas della brevissima relazione che mostrava gli eccidi che i conquistadori spagnoli facevano nelle terre che conquistavano. C'è tra l'altro un romanzo che puoi trovare in libreria perché è uscito da poco, della Isabel Allende, in cui fa la storia della conquista spagnola. E in realtà mostra attraverso il romanzo, che non è ovviamente un'indagine storica, ma mostra bene attraverso il romanzo la verità di questa osservazione dello storico inglese che Marx riporta come propria. Ora, una curiosità che credo sia poco nota. Nel 1909, ma potrei sbagliarmi, potrebbe essere il 1908, questo ve lo confesso, a Capri, dove erano in esilio il filosofo Lucio Bogdano e il grandissimo scrittore Gorky, arrivò anche Lenin. Non era propriamente un esilio drammatico. Ed ebbero una discussione intensissima sul tema della religione. La tesi di Gorky e di Bogdano, che al tempo era un filosofo in Russia molto più noto di Lenin, era la seguente: bisogna trovare un accordo tra gli elementi positivi della religione cristiana e la rivoluzione sociale che noi vogliamo compiere. Questa era la tesi, se l'ho semplificata molto, ma questa era la tesi grosso modo di Gorky Bogdano. Lenin fu inflessibile, non ne volle neanche sentir parlare. Allora mi domando, che cosa aveva in mente Lenin? Non credo, non lo so,
però non credo che Marx avesse letto il testo che io vi ho letto, perché è uscito in una rivista, gli Annali Franco-Tedeschi, in cui uscì soltanto un numero all'inizio del 1943, e quindi credo che quel numero non fosse raggiungibile. Però sono sicuro che avesse in mente le pagine del manifesto dei comunisti scritto nel 1943, nel 1947 e divulgato nel 1948, dove si contrasta, anzi si mette un po' in ridicolo, il famoso socialismo cristiano dell'epoca. Quindi credo che Lenin facesse proprio riferimento al manifesto e al socialismo cristiano. E poi avesse in mente l'influenza della Chiesa ortodossa russa, soprattutto nell'ambiente dei contadini. Mentre la classe operaia delle grandi città ne era, se non esente, era limitata l'influenza della Chiesa ortodossa. Ma non vado avanti su questi temi perché bisognerebbe avere una conoscenza diretta di queste questioni storiche che io non ho. Infine, nel Capitale. Il riflesso religioso del mondo reale, può scomparire soltanto quando i rapporti della vita pratica presentano agli uomini giorno per giorno relazioni chiaramente razionali. Ma perché ciò accada, ci vogliono condizioni di esistenza che sono il prodotto materiale originario di uno svolgimento lungo e tormentoso. Io non condivido questa tesi di Marx, per la semplice ragione che non esiste nessun riflesso, non è che la realtà è lì, io sono qui e la realtà si riflette in me, e se sono stolto o oppresso la capovolgo e la faccio diventare una falsa coscienza. Il riflesso di Marx è una concezione della coscienza e della realtà e del rapporto tra coscienza e realtà che oggi non è condivisibile in alcun modo. Se vogliamo fare un riferimento, io potrei fare riferimenti più complicati, ma se vogliamo fare un riferimento che voi dovreste conoscere perché se ne è parlato proprio qui, è il fondo oscuro della realtà, che è di Spinoza, e l'immaginazione che è di Spinoza. L'uomo non potrà mai liberarsi da un fondo oscuro della realtà e dalla elaborazione immaginaria del fondo oscuro della realtà, che non implica la resa del razionalismo, implica il fatto che il razionalismo non vincerà mai una volta per tutte, sarà sempre un compito aperto che bisognerà cercare di condurre avanti. Quanto allo svolgimento lungo e tormentoso, questo fa parte della concezione dialettica della storia di Marx. Ma indubbiamente l'abbiamo subito anche noi, anche se non siamo divenuti liberi come intendeva Marx, anzi, quanto allo svolgimento lungo e tormentoso, non è il caso, a mio modo di vedere, di sentirsi sconfitti o depressi. È solo il caso di fare quello che c'è da fare, laddove si è. Grazie.